ci sono pietre millenarie, custodi di storie antiche, alle pendici del Monte Canto, nel paese natale di Papa Giovanni XXIII. Entrando nell'abbazia di Sant'Egidio, si viene trasportati in un'epoca di cavalieri, crociate, misteri. Un luogo che ci consegna non tanto una nostalgia del passato, quanto l'esigenza di un ritorno alle origini. Non posso non sentirti per quanto voglia fuggire. Tu sei il mio altro. Quanto sei bello in quell'essere non volto e per sempre rivolto su di me. Ma poiché tu non puoi non stare a libero gioco, anche tu sei un Dio in pena e noi il tuo dramma di essere Dio. Conosco la tua tristezza. Tristezza di sapere che noi soli all'interno del creato, possiamo farci del male. E non perché ti offendi, ma perché ami. Queste sono le parole di una poesia di padre David Maria Turoldo, precursore delle aperture novecentesche del cattolicesimo e della fioritura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Anche lui pietra miliare di questa abbazia, che scelse nel 1964 come luogo nel quale dare avvio ad una moderna esperienza di ricerca comunitaria, spirituale e culturale. Lodato sia il mio Signore per l'unità delle cose. Ogni oggetto rivela la sua parola. Ogni forma è un'epifania divina. E la terra è il suo paese, e tutti i volti degli uomini insieme fanno il suo unico volto. Lodato sia il Signore perché esistono i fanciulli e le donne, perché grande è l'uomo e infinita come lui la sua inquietudine e il suo amore. Tornate alla quiete, anche il vento riposa. Non c'è più nessuno, ma io non chiuderò le porte. Sono certo qualcuno verrà. E così sereno attendo la notte.